magari potrebbe ancora essere. Ma lo devo fare in un'altra lingua, però. E fallo un po' nella lingua che ti piace. In barese. Fallo un buon barese. È semplice, no? Tutto dipende dal titolo che c'è nella borsa, no? Il valore del titolo. Quando Google stava a $700, ancora 6 mesi fa, poteva permettersi di far fare la festa a tutti questi debosciati che vanno dentro YouTube dicendo «Ah, venite caricati, che ci frega a noi!» Nel senso che più venite, più noi siamo simpatici. Google è simpatico e più la gente compra il titolo in borsa e noi guadagniamo quello. No, questo è. Certo, certo. Però adesso che è successo? Se i bollettini sono stati... A ridare che i bollettini è come a dire qua c'è, parliamo, c'è l'elefante, vuoi parlare per forza dell'ultimo pelo dell'elefante. Il bollettino è un aspetto molto minore. Ma no, è perché la possibilità dell'informazione libera. L'elefante non ha più l'acqua, questo è il problema. No, non sa più dove bere. Insomma, non è neanche così, però. Ma perché hanno dovuto cambiare qualcosa che funzionava? Ufficialmente. Intanto hanno è paranoide. Chi? Hanno chi? Allora... Hanno, senza il soggetto. Sembra loro, i cattivi. YouTube... Chi ha cambiato? YouTube, con la scusa della la modifica, l'innovazione sulla grafica, ha deciso che, secondo i loro studi, eccetera, i bollettini non erano abbastanza utilizzati, per cui hanno preferito... escluderli dalla possibilità di utilizzo. Allora, alcune cose. Prima cosa, io questa cosa dei bollettini non la conosco troppo bene. Però, tre giorni fa. No, non conosco proprio i bollettini, non li ho usati mai. La seconda cosa è Google, YouTube non sono l'ordine terziario dei francescani, per cui non è che bisogna aspettarsi che quelli ti regalano tutto. T'hanno magari regalato tutto per un po' e adesso hanno delle difficoltà e loro. E che si riprendono i regali finanziari? E perché non lasciare le cose come stanno? Perché riprendono il regalo che t'hanno fatto? Una delle ipotesi, come diceva giustamente qua la signora che è seduta al tavolo e che magari dice vuoi il bollettino, mi dai un pochino di soldini. Ah, pure questo potrebbe essere, perché c'è una parola d'ordine che sta circolando. Che è monetize, come dite monetize voi? Noi a Washington diciamo monetize. Monetize. Cioè, tradurre in denaro qualche cosa che prima era stata offerta a gratis. Monetizzare. Monetizzare. Allora, la parola d'ordine è monetizzare. Sì. Quindi, se qualcuno magari ha scoperto che... I bollettini si usano, dice, allora li monetizziamo. Questo sì, sta dicendo. E questo è un aspetto, potrebbe essere. E l'altro è la censura. Affrontiamo il problema della censura. La censura, voi chiamate censura una cosa che è la censura. E si chiama censura se ci impediscono l'informazione libera. Ma no, si chiama censura nel gergo italiotto del 1935. La censura è un sistema di controllo. E questo stanno applicando YouTube. Che può essere... applicato per brevi periodi, per lunghi periodi o per sempre. E come facciamo noi a saperlo se per lunghi periodi? Ma no, perché me lo dovrebbero dire? Voi pensate di avere dei diritti perché siete dei coglioni che vi siete comprati un computer e avete attaccato il cavo alla linea telefonica e pensate che questo vi dà un diritto. Voi siete dei coglioni dentro un Luna Park. Allora, fino a quando quelli del Luna Park vi vogliono far fare il giro sul cavalluccio a gratis, ve lo fanno fare. Quando poi quelli del Luna Park hanno dei problemi, il giro sul cavalluccio o si paga oppure poi non c'è più neanche il cavalluccio. Questo bisogna che ve lo mettete in testa, ma no? Perché ce lo dicono all'improvviso? E quando poi che te lo dicono, poi che ti mandano... E ci preparano! Ma tu non esisti per loro, tu sei solo uno degli user, dei 350 milioni di user che ti si vendono. Siamo quelli che gli hanno concesso di essere quotati in borsa, noi ne valiamo molto. Perché... No, adesso questo non è così perché nel caso di YouTube è stata acquistata da Google che era già quotata in borsa.
In altri casi è vero, per esempio, che gli utenti di eBay sono quelli che le hanno consentito di andare in borsa, di guadagnare, eccetera, eccetera. Però ecco, questa cosa, voi non dovete avere troppe aspettative nei confronti dei social network. Il social network è come un animale allo stato bred, capito? Che ti passa, tu lo cavalchi, ma non ti devi aspettare che quello si fa cavalcare da te, come dici te, per tutto il tempo che vuoi te, capito? Questa è un'illusione, questa cosa del diritto, una stronzata. Però ce l'hanno fatto credere, scusi. Ah certo, proprio perché è una stronzata, no? Basta, non voglio più parlare. Va bene, grazie.